e saluto prima di tutto a quelli che mi interessano di più, i cittadini. Veramente vi ringrazio di essere intervenuti, siete fondamentali per ogni cosa, quindi veramente vi ringrazio per essere presenti. Poi, come si fa sempre, saluto le autorità, saluto i consiglieri comunali che sono venuti oggi pomeriggio, il Presidente del Consiglio, i dirigenti comunali. Vorrei in particolare ringraziare Roberto Gabrielli, dirigente della Regione Emilia Romagna, che è il papà della legge 20 dal punto di vista tecnico sicuramente, no? Poi che sta uscendo e aspettiamo anche questa tutti con trepidazione. E soprattutto ringrazio Fausto Battistelli per aver organizzato questa cosa, per aver organizzato questo percorso che un po' tutti aspettiamo con ansia e anche con un po' di interpretazione. Lo devo ringraziare per la sua convinzione nel voler fare questa cosa, per aver sopportato in questo periodo a volte anche magari alcune perplessità, alcune che sono quelle perplessità di chi si rivolge all'ignoto, no? A qualcosa che non conosci. Che invece io devo dire sono super convinto di questo suo, fatemelo chiamare anche un po' esperimento per Cattolica, ma credo non solo, di voler fare un progetto che non è un progetto di un anno, non è un progetto di due anni, ma è un progetto per una città che comunque crede in se stessa, no? Fare progetti a lungo termine vuol dire credere in se stessi, credere nel futuro della nostra comunità e credere soprattutto che un cambiamento è sempre possibile. Un'altra cosa vorrei sottolineare: avete davanti in questi giorni un sindaco contrariato, che sto diventando matto perché arriva l'estate, voglio fare qualche cambiamento sulla viabilità e mi rendo conto che mi hanno lasciato una macchina infernale che si chiama Prode. Come la giro non riesco a aggiustarla, non riesco a trovare un modo di digerirla questa cosa. E allora lasciatemi dire questo. Ecco, anche la segretaria comunale è arrivata, buonasera. E che probabilmente ognuno deve fare quello che sa fare meglio, no? E se io so fare meglio il sindaco lo direte voi tra 5 anni, ma sicuramente non so fare l'urbanista e quindi bisogna lasciarlo fare a chi ha più titoli, ha più esperienza di noi, perché perlomeno chi un domani si troverà al mio posto non si dovrà scontrare con tutte queste cose con le quali mi devo scontrare io oggi. Quindi Leon, io ti lascio la parola, ti ringrazio per essere ancora qui tra noi, nella nostra comunità. È stato veramente un privilegio per noi averti a girare per le nostre vie, essere qua in questo piccolo teatro oggi a presentarti la tua idea della nostra città. Grazie mille. Buonasera, sono contento di essere qui finalmente parlando a un'autorità che ha la volontà di intendermi, perché l'urbanismo degli ultimi 60 anni del post-guerra infatti non è un urbanismo, era un suburbanismo, cambiando le città in zone di funzioni ben distinte e legando queste zone con mezzi di trasporto meccaniche. Dunque impossibile per un cittadino, una famiglia, un gruppo, una comunità di servirsi di queste città senza una motorizzazione quotidiana massima. Dunque per ogni funzione quotidiana si deve utilizzare i mezzi di trasporto
privati o pubblici, non faccio una differenza morale tra il buon trasporto pubblico e il cattivo trasporto privato. Il problema è la meccanizzazione. Non siamo contro la meccanizzazione, ma contro l'utilizzo obbligatorio e inevitabile in ogni funzione quotidiana. Dunque, devo partire di un discorso di 5 o 6 immagini relativamente astratte, ma che penso sono fondamentali per ogni cittadino responsabile di capire. Voi vedete una città di 80-90 mila abitanti in estate e un terzo di questi in inverno, occupano una superficie che per voi è un po' astratta. Si prende, non so, mezz'ora a andare di un lato di un lato della città all'altro, al nord, est-ovest o nord-sud, attraversando l'autostrada e così via. È una nozione astratta, perché mezz'ora camminando in una città, una bella città, non è un problema. È un problema quando si cammina attraverso delle zone che non sono di suo utilizzo necessariamente. E per darvi un'idea, questa è la sovrapposizione della città di Bologna nella stessa scala sulla città di Cattolica. È una città, come voi sapete, di più di 100.000 abitanti in certi periodi, che sono fatti adesso nel medioevo di quattro grandi quartieri, quattro quartieri in un senso, ma oggi hanno nove quartieri, quasi ciascun quartiere è come una città nella città, dove si può abitare, educarsi e lavorare e andare a chiesa e fare delle cose private e pubbliche per una settimana senza muoversi in un mezzo di trasporto meccanico. Queste sono diverse città europee e africane, anche nel centro avete la città di Guardaia in Algeria, che sono quasi sempre della stessa dimensione, non superano una certa dimensione, che sono tra 30 e 40 ettari. 30 e 40 ettari fanno più o meno 600 a 600 metri o 700 metri, e si può attraversare in 10 minuti. Questa è nostra misura umana, di motricità umana. Quello che decide su queste dimensioni di città sono la dimensione delle gambe delle persone, quello che si può fare regolarmente senza sentire un spiacere regolare. Avete delle città greche o svizzere o romane, Parigi, centro di Parigi, Francia, Lussemburgo, Germania. Tutte queste razze differenti hanno la misura comune dell'uomo, se ebreo o ariano o indiano, non importa, abbiamo più o meno queste misure. E questa è la scala umana, non è una cosa sentimentale, è una cosa fisica, fisiologica, legata all'essere e alla mente umana. Dunque, è questo che si deve allora vedere, che cosa ha capito negli ultimi 100 anni attraverso la meccanizzazione dei trasporti, e che una piccola città era a un limite tra 20 e 40 ettari massimo. Quando c'era una città più grande come Roma o Parigi o Marsiglia, era necessariamente composta di diversi quartieri, che siano quartieri o stadtviertel o city quarters o rioni a Roma, ma che sempre hanno un nome. Anche in Cina i quartieri hanno questa misura, perché sono umani, anche in cinese. Nel 800 e 900, attraverso la meccanizzazione, questa lettura e costruzione artificiale del terreno umano è stata completamente
rivoluzionata, trasformata e poi distrutta, attraverso questi mezzi meccanici. Ma questo non era un sviluppo di progresso, era un sviluppo di regresso, di perdita di scala. Ma è anche possibile di organizzare il territorio con queste macchine, ma non essendo contro la scala umana. E questo che abbiamo reinventato e adesso che si chiama New Urbanism, nuovo urbanismo, perché esattamente l'urbanismo modernista non era un urbanismo, era un suburbanismo. Dunque è importante che questi quartieri, che queste nozioni di quartieri hanno un nome, urbs, bourg, lieu, porte, stadt, town, city, in tutti e la città, la sua città è sempre il centro del mondo. Invece la suburbia è una specie di struttura di alberi, di alberata, con vicoli ciechi, che quando si vive lì e si innamora di un signore là, si deve fare tutto il, non si può legare, si deve fare tutto il percorso, prende 2 ore a raggiungere, anche se può dire allora della finestra. E questo è un modo tossico di organizzare le comunità, non esistono più, divengono un'astrazione, non sono più un luogo geografico, sono puramente un luogo metafisico, un'idea. E così questa città, anche cattolica, o Lussemburgo, o Parigi, o tutte le città del mondo si sono sviluppate secondo questo singolo modello di che la città diviene monocentrica, o piuttosto acentrica, senza centro, perché il centro antico serve adesso come unico centro per tutta una zona molto più grande che può essere razionalmente. E questo è il modello che si deve, a mio avviso, e avviso molti esperti adesso, si deve seguire su un futuro immediato ma anche a lungo termine, perché per riorganizzare un terreno urbano, e non solo un terreno urbano ma anche in comunità con altri comuni attorno, non è facile, è difficilissimo. E quasi tutta la legislazione urbanistica oggi lo rende impossibile, perché lo zoning funzionale è divenuto legge mondiale. E dunque siamo in una posizione di vanguardia per ristabilire all'interno di questo disordine meccanico, di ristabilire un ordine veramente umano, fisiologicamente e anche spiritualmente. Dunque la piccola città, la grande città che è una famiglia, di piccole città, e poi 800-900 la città esplode, e questo è il modello del futuro, la polipolis, la multipolis multicentrata. E la questione è se la città diviene una città densa o una città più dispersa, ma il modello della cellula deve essere uguale. Platone e Socrate, dei grandi filosofi, Aristotele, si può leggere in tutte le sue opere che il più grande lavoro del filosofo è in una situazione di disordine o di dislettura, di incapacità di organizzarsi. È molto importante di trovare, ritrovare, ricostruire la forma che devono avere le cose. Un albero non è necessario reinventare, perché sappiamo tutti, senza discutere, che cosa è un altro. Ma la città oggi è un concetto astratto che quasi nessuno, eccetto qualche urbanista illuminato, sanno di che cosa parla. Dunque reinventare e ritrovare la forma naturale di un artificio. E questa è l'idea cellulare della città. Che una cellula, per essere sana, non deve superare una certa dimensione. Noi abbiamo, la prima volta che ci siamo incontrati era dopo una settimana con Piercarlo, Giuseppe e Fausto, abbiamo studiato in questa città, c'era la nebbia, era una settimana, eravamo tutti in una specie di confusione totale. Normalmente io ho un certo talento per queste cose, ma non sapevamo cosa fare con questa città, è veramente disastrata e non si vede chiaramente la soluzione. Adesso c'è il sole,
Abbiamo lavorato per 4 mesi, i piani sono chiari e voi vedrete tutti che c'è una cosa da cambiare, ma sarà difficilissimo realizzare. Quindi la prima cosa è di identificare la forma e di nominare non solo le persone ma gli oggetti. E abbiamo ridisegnato o ridefinito le zone che sono adesso poco definite e le abbiamo dato dei nomi che sono in genere non corrispondono necessariamente, ma che sono, che si trovano nella topografia fluviale o topografia geografica del luogo. E dunque questo, abbiamo adesso 9 quartieri Navi, Balneare, Porto, Cavollo, Verde, Giardino, Ventana, Ventena, Conca, Ospedale e poi questo non è ancora nominato. Ma una volta si trova un nome e si trova una forma, allora per realizzare un oggetto così non è facile. Il più importante, ci sono due elementi importanti in un quartiere urbano, è la dimensione massima, è un centro e il limite. Il centro deve, in Italia, come sempre, da sempre o da 3000 anni, deve essere una piazza italiana di certe dimensioni che non sono superate. Il limite deve essere un muro, una strada, ma può anche essere un cammino carabile solo di sabbia. Non necessariamente deve essere utilizzabile per mezzi, ma deve essere un asse di movimenti pedonali o di qualche mezzi percorribili pubblici e non solo una linea astratta, un cancello, una cosa che non si può vedere, sentire o nominare. Dunque, il prossimo passo è di vedere come funziona questa città e se è realizzabile in mezzi realizzabili, non che non creano una confusione economica, una catastrofe economica. E una volta stabiliti questi assi, allora si deve avere priorità, perché qui si è costruito degli alberghi senza parcheggi, quasi senza parcheggi. Allora questo, non siamo qui per risolvere questo problema, perché non c'è un problema, non c'è una soluzione veramente realizzabile per costruire parcheggi multipiani per edifici che servono per 3 o 4 mesi, non è pensabile, quasi impossibile in città dove che funziona tutto l'anno. Dunque si deve dimenticare che questo sarebbe un investimento totalmente assurdo e non si può fare con un sistema sovietico, ma che rovina l'economia. Dunque si deve trovare soluzioni che sono non solo risolvono il problema del parcheggio, ma anche risolvono un problema di circolazione. E questo prima si deve assolutamente evitare di avere un traffico rapido di attraversare un quartiere. Non si deve avere una strada, questa è l'unica che non abbiamo riuscito a mettere fuori perché è sul limite con San Giovanni Marignano. Ma penso che una volta queste idee sono veramente conosciute, discusse, divengano un fatto politico, si può ancora, allora si deve veramente discutere anche con i comuni vicini per risolvere il problema, perché la gente che vivono qui fanno parte di questo insieme organico, non è perché hanno un comune differente che vivono su un altro pianeta, utilizzano lo stesso entrata e uscita di autostrada. Dunque mettere il traffico di attraversamento sul limite. Adesso c'è questo enorme problema che si attraversa qui, la
via Allende, sì. Forse si può anche cambiare questo nome. Sembra che era democrata, ma non è totalmente sicuro. Ma adesso questo traffico va attraverso la strada la più importante, la via Basilio. E non è il centro di città, non deve essere attraversato di un centro di funzione di un quartiere o di un villaggio, di un centro molto antico, non si deve divenire un asse importante di traffico. Per esempio, il più importante sarebbe a lungo termine, non è una cosa immediata, ma di dare la possibilità di poter attraversare la città al bordo dei quartieri e così legare i grandi assi o di superstrada o di autostrada. Questo non sarebbe solamente un asse di attraversamento, ma crea un asse parallelo che si avrebbe dovuto fare 100 anni fa, quando si è creata la linea della ferrovia, di avere un boulevard percorribile che non fa della ferrovia un muro impenetrabile, ma diviene un spazio organizzante e organizzativo della città, un asse urbano invece di essere solo di vedere dietro, no? Come case. Perché anche nei treni la gente ha occhi intelligenti e legano il terreno. Ma questo è un progetto molto molto di lungo termine. E per esempio questo asse diviene non solo un asse di trasporto, ma soprattutto un asse di lettura della città e di parcheggio. E di un parcheggio che diviene elegante e un spazio verde, ma che quando il parcheggio è vuoto diviene una promenade, un corso per camminare elegante. E questo che va lungo la ferrovia e con due fili di, o quattro fili di parcheggi con alberati e così via. Questa è la ferrovia, la piazza Romagna con una passeggiata all'interno. Queste sono adesso la struttura stradale esistente, che in genere è ben fatta qui, molto povera qua, perché non c'è piazza, ci sono solo strade. E qui è questo sistema a cul-de-sac, a vicoli ciechi, poco legati e poco utilizzabili, solamente camminando a piedi. E questo sarebbe su 30 anni il modo di completarle, con spazi focali, delle piazze che divengono luoghi centrali per ciascun quartiere. Questa è la struttura esistente. Questa è una possibilità perché si può solamente riordinare questa città attraverso una crescita, ma una crescita che crea un nuovo ordine invece di solamente allargare il corpo già troppo grande e incomodo per come città. E queste sarebbero queste zone che serviranno a prendere la nuova crescita per poi in futuro liberare questo spazio lungo la ferrovia che può tenere fino a più di 2000 macchine in modo sotto alberi, in modo elegante e accettabile. C'è un'altra idea che non ho mai riuscito a vendere nei miei 50 anni di carriera, è che una volta in questi paesi di grande cultura urbanistica si crea un solo entrata o uscita di autostrada. Beh, avete mai visto un'entrata di autostrada che non è una cosa di luogo di necessità pubblica senza mai voler rimanere, ma ti crea veramente un modello che quando si arriva qui, anche a 130 chilometri, si rende conto che siamo a Cattolica, questa è l'entrata di Cattolica, è bella e unica in Italia. Ma le autorità di autostrada
in genere hanno poco interesse nelle cose estetiche. All'interno di ciascun quartiere si limita la velocità dei veicoli a 10, 15 o 20 o 30 km al massimo. Sugli assi laterali al quartiere si può anche aumentare a 40 o 50. E così si ha una gerarchia di velocità che corrisponde alla necessità della comunità e non solo per avanzare. È totalmente assurdo di voler attraversare questo spazio, asse centrale, a grande velocità, perché è di uso comunitario, non è per avanzare sul terreno. Questi sono i terreni verdi. E questo, il nuovo verde, che questo diviene come un parco centrale, anche con attrezzature, grandi viali per parcheggi e poi un gran progetto di un rinnovo del lungomare. Questo è un dettaglio. E poi, per esempio, un nuovo centro così diviene una piazza che possono essere, abbiamo visto ieri, la piazza centrale a Rimini, che piazza di una qualità straordinaria, una città che ha sofferto molto nella guerra ma anche nella ricostruzione. E la piazza, la grande piazza di Rimini, monumentale con il teatro, misura 35 metri. 35 metri sono due paletti di per parcheggiare delle auto. 35 metri sono 90. Niente, una delle piazze le più belle in Rimini, una piazzetta che misura, io pensavo che fosse 20 a 30, no, 16 a 20 metri. Le piazze pubbliche devono essere come una, sono un salone e dunque hanno una misura, una forma precisa che deve essere intima e non per veicoli, o solo i veicoli servono a trasportare delle cose, ma non a attraversare. E poi si deve immaginare questa fabbrica urbana, questo corpo urbano, non necessariamente come sono adesso le città storiche di 4 o 5 piani, ma una città basta se c'è uso di grande mixità e di grande diversità, può anche essere una città di uno a due piani. L'importante è che ci sono non solo una funzione, ma tutte le funzioni necessarie alla vita quotidiana, settimanale e anche voilà. E poi la nuova stazione dell'autostrada, la conoscete bene. E poi nel futuro, lontano, forse con San Giovanni Marignano, si deve assolutamente mettere questo asse fuori del quartiere di Ventana. E questi adesso sono diversi luoghi che abbiamo studiato per fare delle, perché questo è un lavoro politico non solo di una lezione, ma che deve essere divenire un progetto che trascende le differenze politiche, perché non è politica di partito, è una politica per ricostruire la polis, la città, che è la città di tutti, dove tutti, anche i contrari, vogliono vivere, perché il spazio pubblico è quello che è un strumento fondamentale per costruire la società aperta e tollerante. Senza questo non esiste una società. E noi siamo eredi della città greca, romana e cristiana. E adesso che non siamo più cristiani, comunque la città ha sopravvissuto questi tre grandi movimenti spirituali. E l'eredità la più importante, a mio avviso, perché riesce a costruire la società del futuro. Ma per un'amministrazione esistente si deve avere anche obiettivi immediatamente raggiungibili, perché si deve dimostrare che veramente cambiamo strada, che fra 5 anni abbiamo un cantiere che si sente anche con i pavimenti, le illuminazioni,
l'uno l'altro edificio, le piante, che c'è un nuovo spirito che si realizza. E questo lo abbiamo identificato il più importante, e in primo luogo il lungomare, che adesso è in un stato di degrado e depressione assoluto. Non riesco a capire come mai uno può andare lì per divertirsi. Allora l'idea è, primo, rialzare il livello per essere sopra queste edicole, alzare di un metro e mezzo, come questo. Ma una volta che si è sopra di questo, si raggiunge il primo livello degli edifici e poi avere immediatamente una fila di alberi lungo di un chilometro, ma impressionante, che creano un nuovo spazio, e permettendo anche ai inquilini, agli alberghi o agli edifici di abitazione di raggiungere una stanza, una faccia di casa e soprattutto una nuova pelle di loggie, grandi loggie, non balconcini per mettere le cose, i gatti, i rifiuti, ma per utilizzare quotidianamente. Voilà. E questo si può aggiungere a questi edifici che sono adesso, non sono fatti per gli occhi umani. Questo si può realizzare anche in 4 anni con precisione. Questo è il lungomare. Sì, Spinelli. Che adesso è molto troppo largo, ma dirò che in Zara anche lì i fronti che sono tristi. E voilà. E questo è un lavoro già importante da realizzare, ma in quasi tutti i nostri progetti, di Piacaro, anche di me, utilizziamo questi balconi che sono ispirati dei balconi che si chiamano in America New Orleans Balcony, che sono delle strutture leggerissime che sono raggiunte agli edifici. E ho scoperto a Londra che in una trasformazione monumentale, terribile, che in genere gli nuovi edifici, quando perdono gli appalchi, divengono di una bruttura, sono terribili. La nuova architettura inglese non ha imparato da soprattutto a Londra. Sono belli quando hanno questi appalchi e vediamo che viviamo in una cultura di appalchi. Anche adesso, talvolta, le balaustre per la health and safety, per la sanità, sono praticamente eleganti, molto meglio che di quelli che si utilizzano in genere gli architetti. Dunque, si può rinnovare questi edifici semplicemente adendo e soprattutto incoraggiando, sul punto di vista dell'amministrazione, di allargare il corpo della casa o dell'edificio con balconi. Ci sono strutture leggere, questi sono tutti nuovi che realizziamo noi, i nostri progetti, che si può fare immediatamente. E l'altro, per fare una piazza, è già più difficile. Sulla via Dante si cammina per un chilometro senza, è sempre la stessa cosa, non si sa mai dove si è. Si deve contare gli edifici o i commerci, ma non c'è un luogo geografico che crea una differenza. Qui all'incrocio di via Dante e via Perugia c'è un leggero cambiamento di asse, dunque crea due punti focali. Quando si cammina si vede l'angolo e lì si può fare una piazzetta di 25 a 25, 30 a 25 metri, niente, un edificio da demolire, lui, e poi ricostruire, soprattutto rinnovare qua. No, demolire adesso è visto come una cosa, è un olocausto, ma senza esitazione. Noi adesso siamo la generazione nuova e critica. Non vogliamo vedere delle demolizioni, no, non si può fare un nuovo ordine per questa città senza demolizioni.
ma perché con demolizione si reinizia un rinnovo. E qui con una piazzetta si cambia totalmente il carattere stesso della via Dante. E questo sul nostro via Perugia si dovrebbe anche attraversare qui la, la ferrovia con un punto focale che dà un'altra piazza e così si ricrea un ordine urbano geografico. Dalla piazza Curtis, De Curtis, che è un triste spazio, si potrebbe sviluppare in modi diversi per non solo essere un spazio di attraversamento, ma con una piazza nel centro, una grande fontana, raddoppiando la corsia qui, perché lì non ci sono neanche marciapiedi, gli alberi sono pieni larghi come il marciapiedi, grande, la gente pazza. E ricreare così anche un luogo attrattivo. Che adesso le ultime immagini, voi conoscete bene questa via Principe di Napoli, che adesso è via adesso dopo la guerra si è alzato questo edificio distruggendo totalmente l'equilibrio meraviglioso e monumentale di questa alzata. Non c'è più gerarchia e si occulta soprattutto questa bellissima torre della chiesa dietro. Dunque questa è la situazione oggi e voilà. Giardini di amici. L'idea che si trova dappertutto in questi vecchi giardini urbani, che era meravigliosa, è che i parterres sono rotondi, no? E si circola liberamente tra queste isolette, queste insule verdi. Questa è la meraviglia creata dagli ultimi, il monumento ai lampioni, guardate il numero di lampioni, banchi, tutto è veramente orribile, eccetto questo edificio che è senza qualità architetturale, ma la pittura bianca ha salvato la situazione. E per questo proponiamo, solo per 20 anni, di utilizzare pittura bianca, come diceva Henry Ford, any color as long as it's black. Non importa il colore, tanto che blanco, è bianco per. E voilà. La ricreazione di queste isolette rotonde, tutto bianco e magnifico. Sì, può fare anche immediatamente. E soprattutto adesso con la trasformazione delle illuminazioni del sodio arancio orribile di andare verso il LED LED bianco, ma caldo, non freddo, e soprattutto con vetri. Lo so che c'è un idiota che ha creato questa legge che non si può più utilizzare i vetri per i lampioni. È un'idiozia che dovete resistere. La ragione è completamente infantile. E su tutto il mondo adesso non si può mettere vetri sui lampioni. Eccetto a Venezia, li hanno mantenuto. A Venezia si può vedere che il LED, quando integrato con lampioni tradizionali, con vetri di Murano, o vetri anche sintetici, sono meravigliosi. L'illuminazione di Venezia la notte è perfetta e dunque dovete ricreare questa atmosfera, non con lampioni o con fari. Rimini è rovinata la notte con fari, non ci sono più lampioni normali, ci sono fari come in una prigione. Anche nelle chiese, adesso all'interno delle chiese di San Pietro non si può più vedere la volta perché si ha come questi. 20 fari che creano un problema.
Dunque questo è stato distrutto per rimpiazzare con questo capolavoro di Cervantes. L'ultima volta quando parlavamo c'era un signore che diceva: ma perché non riaprire questa, adesso l'albergo è qui, in L, e c'è questo edificio di vetro, perché non riaprire questo per avere la vista quando si cammina sulla via, per vedere il mare di nuovo? E questa è una buona idea, perché non si vede solo la fontana, ma di aprire, poi risviluppare l'albergo, e per veramente creare un nuovo livello di qualità si deve attirare un gran albergo di alta qualità e risviluppare completamente questo edificio, con uno scandalo di interno e esterno, non è bello. E questo è il punto centrale, e su questa piazza penso che all'interno di questa edizione potete rifare Piazza di Amici qui come un stupa per piantare veramente grandi alberi sopra il parcheggio, con le rampe in una pergola, e poi crea questo albergo in nuovo corso, un albergo qui che crea un nuovo centro, un nuovo cuore della città con una qualità inegalabile. Questo non si può fare con questi edifici condominiali o con i proprietari che sono adesso non hanno visto ancora la luce, ma si può fare con questo albergo, con questi terreni che sono o privati o pubblici, e forse con un buon cliente qui. E così si inizia il grande cambiamento della... e questo potrebbe il nuovo albergo con il corso, questo è ispirato dal casino della mostra di Siviglia di 28, che è una meraviglia. Ma non siamo qui per fare progetti architettonici, ma per dare impulsi. E come potrebbe essere? Voilà il stupa per creare un buon materiale di terra per piantare grandi palme. Brunello Cucinelli, che è un industriale credo abbastanza illuminato e che traccia una nuova possibilità di sviluppo del nostro paese compatibile con la nostra storia, dice sempre che la bellezza è una malattia contagiosa. E allora dice che se si fa una cosa bella, tutti quelli che stanno intorno a questa cosa bella e che ne hanno una un po' meno bella, sono poi portati a migliorare la propria. Io credo che questo lavoro che Leon Krier ha fatto per questa città debba essere un po' l'inizio di questo tipo di processo, di questo tipo di contagio. La bellezza deve ritornare ad essere in questa città l'elemento che crea lo stimolo per lo sviluppo, e io penso che in questo modo voi avrete un grande futuro, soprattutto per una città che ha una vocazione turistica come la vostra. La scelta della bellezza deve essere la scelta fondamentale, e non è solo una scelta estetica, è anche una scelta etica, perché tutti sappiamo che quando siamo in un luogo bello possiamo vivere meglio, e quindi il nostro compito di architetti e di urbanisti è quello non solo di fare una cosa bella per essere vista, ma bella per essere vissuta. Sì, adesso diciamo due parole all'assessore. Io volevo chiedere subito: c'è in sala il proprietario dell'edificio di Incrocio, via Perugia? Via... no, perché
detto per tutta la campagna elettorale che volevo condividere, mi mettevo subito di fianco, seduto di fianco a lui. Ti lascerei un attimo la parola a te, perché sei stato davvero soddisfacente, e magari anche di raccogliere le domande tra il pubblico. Immagino che ci ha detto tante cose tutte in una volta, in tempo ravvicinato anche, quindi sicuramente c'è anche bisogno di metabolizzare un pochino tutte le informazioni arrivate. Fausto è sicuramente la persona più indicata tra il pubblico. Grazie, buonasera, grazie a tutti che siete intervenuti. Io lascerei anche uno spazio, che volete, per raccogliere un po' di impressioni, se avete qualche domanda o altro. Questo è un progetto, un'ipotesi di progetto, non è uno strumento attuativo al master plan, ma individua chiaramente quelle che possono essere delle linee di sviluppo. Certo che l'abitudine ad operare in una certa maniera, e non parlo della città di Cattolica, ma in generale di quello che accade nel territorio nazionale e anche del resto del mondo, lascia un po' scioccati dopo aver assistito al racconto, alla presentazione di un progetto complessivo, progetto che non è un progetto che decide l'amministrazione se fare o meno, è la comunità che decide se farlo o meno, siete voi che decidete se farlo o meno, cioè se tutti insieme siamo capaci di creare le condizioni. La regione, che è qui presente col funzionario, è responsabile dell'urbanistica della regione da molto tempo, con i consiglieri regionali, gli operatori e gli imprenditori del settore qua a Cattolica. Certamente io credo avranno potuto valutare la serietà, ma anche il grande grado di umanità che ha questo progetto rispetto ad altri progetti ben più ampi. Viene in mente la scheggia di Renzo Piano a Londra, che è alta 400 metri ed è sovrasta l'intera città adesso. Mi viene in mente la torre che è stata fatta a Torino, dell'Unipol, che è diventato un segno del paesaggio. E quindi una domanda, una riflessione andrebbe fatta su quello che è veramente il significato di paesaggio e quale significato gli diamo. Una delle ultime serate del primo incontro che abbiamo avuto, abbiamo visto anche due immagini, Monte Rigioni con e senza la torre e il muro di fortificazione, ma quello è ancora paesaggio. Abbiamo poi visto una cosa un po' più scioccante, che è quella di Corviale, un edificio lungo un chilometro che ancora oggi viene tenuto in vita e viene finanziato con dei fondi che non sono solo a fondo perduto, sono persi completamente. E poi era stato fatto un fotomontaggio in cui si vedeva la stessa collina con un borgo tradizionale italiano. E quindi la vera riflessione è tornare a fare e a copiare anche con delle proporzioni, dandoci dei criteri e dei principi che possiamo condividere. Io non ho nient'altro da dire, cerchiamo tutti insieme di creare le condizioni per avere una Cattolica più bella. Si possono usare diversi tipi di linguaggio anche per avere una Cattolica più bella. Credo che la cosa importante sia quella di mantenere le proporzioni, nel senso che se io avessi la testa 5 volte più grande di quella che vedete ora e lo stesso corpo, sarei comunque
sproporzionato, una cosa brutta da vedere. E quindi una riflessione si impone sulle differenze di proporzioni che esistono anche all'interno della nostra comunità e che sono facilmente percepibili. Io lascerei, se voglia, anche la parola all'architetto Gabrielli, che è venuto fino da Bologna, se vuole commentare o dare due impressioni o raccontarci qualcosa della nuova legge regionale, in maniera che possiamo poi continuare. Poi lasciamo la parola al pubblico, raccogliamo tre domande o tre commenti alla volta, con la preghiera di restare entro i due minuti, in maniera che poi sia l'architetto Crear che l'architetto Bontempi o il sindaco possono dare una risposta. Grazie. Sì, io a me pare che le suggestioni che sono venute da questa presentazione, anche le ragioni fondative di un ripensamento dell'urbanistica cattolica, siano ovviamente, oltre che legittime, ampiamente condivisibili. Resta il fatto che se gli approcci sono condivisibili, il tema vero, il tema centrale, ed è quello che con la legge urbanistica regionale cerchiamo di promuovere, è capire appunto come si innesca il processo. Perché se l'idea di trasformare la città nel senso, ripeto, anche ampiamente condivisibile che è stato illustrato oggi, passa da risorse pubbliche, noi sappiamo che questo processo avrà tempi lunghissimi e forse non ci saranno tutte le risorse. La questione è che le nostre città sono città, la situazione italiana è una situazione molto particolare, che non ha parallelismi, non ha similitudini significative in Europa, e cioè quella di una città che è in larghissima misura posseduta dai cittadini che la abitano. Noi siamo un paese in cui l'85% e oltre delle famiglie è proprietario dell'alloggio in cui abita ed è in varie forme, dirette e indirette, è fondamentalmente proprietario anche del resto del patrimonio edilizio, non solo residenziale. Se noi pensiamo al fatto che Cassa Depositi e Prestiti, che è quella a cui è assegnato in questo momento, in questa fase storica, il processo di valorizzazione del demanio pubblico, Cassa Depositi e Prestiti si approvvigiona al risparmio postale, che è risparmio familiare, no? Quindi il problema reale oggi è che per pensare importanti progetti di trasformazione noi dobbiamo innescare un meccanismo in cui a risorse pubbliche tendenzialmente scarse, non ultimo il fatto che siamo il paese più vecchio d'Europa con il più alto tasso di invecchiamento, esportiamo giovani che vanno a competere in economie anche europee che comunque insomma se la battono con la nostra, e quindi abbiamo una dinamica economica che nella prospettiva di breve e medio periodo non ci fa immaginare che ci sia una disponibilità di risorse pubbliche molto consistenti o adeguate. Allora il problema è che gli italiani che hanno risposto con così grande entusiasmo all'11° comandamento che ci siamo dati come paese dopo la ricostruzione post bellica, e cioè l'avere la casa in proprietà, tant'è che appunto 85 su 100 questo risultato l'hanno ottenuto, noi abbiamo un enorme patrimonio, un enorme valore patrimoniale che è sostanzialmente fermo. Allora, o noi troviamo le forme per rimettere al lavoro questo patrimonio, o se no, come dire, sì, per carità, dobbiamo comunque ragionare su uno sviluppo urbano che punta a una dimensione qualitativa superiore, insomma, perché l'oggi certamente non ci soddisfa, l'oggi certamente non è adeguato. Anche perché stiamo in una situazione in cui, a parte i temi demografici, poi sappiamo, lo vediamo,
siamo di fronte a un cambiamento climatico che c'è, esiste. Il nostro, nel nostro paese dal 2007, quindi da 10 anni, spendiamo di più per raffrescarci che per riscaldarci. E quindi anche questo è un dato. Cioè, il tema delle minacce legate al cambiamento climatico, se pensiamo agli alluvionamenti anche marini, no? Che abbiamo subito negli ultimi, che la nostra costa ha subito negli ultimi anni, beh, insomma, questo è stato un trend che, insomma, in qualche modo noi dobbiamo rimettere al lavoro delle risorse per cercare un nuovo equilibrio. La nostra legge che pure è, insomma, da alcuni criticata come la fine dell'urbanistica, io penso che sia invece l'innesco di un nuovo inizio, nel senso che quella legge si dice: vogliamo smettere con la pratica urbanistica predittiva, quella che in qualche modo ha inseguito l'espansione insediativa, la crescita, l'investimento immobiliare, che era poi una domanda familiare, perché poi noi in Italia non abbiamo grandi investitori né pubblici né privati, no? Fino alla fine degli anni 80 circa, metà degli anni 80, il patrimonio pubblico residenziale era pari al 15%, oggi stiamo fra il 3% e il 5%, a seconda di come lo calcoliamo. Però a differenza di altri operatori europei, centro e nord europei, dove ci sono anche operatori di mercato che, diciamo, forniscono alle famiglie abitazioni e servizi, noi non ce l'abbiamo, cioè noi il welfare ce lo siamo fatti all'italiana, cioè ciascuno per sé, no? Allora, il problema per noi diventa quello di fare in modo che ci sia uno stimolo sufficiente a decidere, dico noi come cittadinanza proprietaria, no? Passatemi questa espressione non proprio correttissima, però evocativa in qualche modo, a tornare a investire sul patrimonio. Per fare che cosa? Ovviamente per fare una città che sia più efficiente, più resiliente. Adesso usiamo questa parola magica per dire una città che è capace di rispondere alle minacce, alle dinamiche economiche e sociali in modo, innovativo e non regressivo. Abbiamo bisogno di aumentare e di molto la qualità paesaggistica del nostro patrimonio. Perché io convengo assolutamente sul fatto che la rivalorizzazione anche del patrimonio privato, se volete della città privata, passa attraverso il fatto non solo che funzioni, che sia sicura, ma che sia anche, paesaggisticamente, abbia un contesto qualitativo alto, perché inevitabilmente nel medio e lungo periodo, se non troviamo dinamiche che rinnescano processi, catene di valore, in qualche modo i valori della nostra città sono destinati in qualche modo a declinare, come è destinata a declinare la nostra struttura demografica, e lì la differenza la fa se sei in un contesto con una buona dotazione di servizi, se sei in un contesto dove la qualità dello spazio pubblico in primis, perché il valore vero, il valore urbano vero è nella città pubblica, non è nel valore del patrimonio privato. Allora, se lì è alto, te la cavi. Se sei in un posto dove il valore pubblico si abbassa o degrada più rapidamente, anche il tuo valore privato cala più rapidamente. Quindi il tema è questo. Abbiamo quindi immaginato di dismettere i panni di un'urbanistica predittiva che con la nuova realtà ha poco a che fare, e non a caso lo scandalo che stiamo producendo è quello di una legge che dice che sulla base di un progetto pubblico per la città pubblica, e quindi fondamentalmente le cose che io oggi ho visto qui oggi, no? Poi ognuno le declina come meglio ritiene con i criteri che si dà, però al centro c'è un progetto pubblico, perché ripeto, il motore della rivalorizzazione è comunque pubblico. Sulla base di un progetto pubblico noi smettiamo di fare previsioni, di consegnare rendite
come abbiamo fatto da sempre con l'urbanistica tradizionale, e diciamo che l'amministrazione si dà una strategia per la qualità urbana e ambientale del proprio territorio, della propria città, e sulla base di quella è pronta non solo a intavolare discussioni e trattative con la componente privata, ma io credo, e qui forse da questo punto di vista voi state facendo un passettino in più, perché se la leggete in questo modo vuol dire che siete pronti non ad aspettare che qualcuno vi porti progetti, perché i soggetti tradizionali, gli investitori immobiliari tradizionali non verranno. Allora, il problema è che invece forse l'amministrazione deve chiamare la cittadinanza sulla base di un progetto pubblico forte, robusto e che rivalorizza, a porre la questione di a quali condizioni, a quali termini, in quale situazione possiamo costruire insieme pubblico e privato un progetto rigenerativo. Quindi da questo punto di vista io sono, come dire, cioè non solo sono contento di aver sentito le cose che ho sentito qui oggi, perché mi pare che nella prospettiva del nuovo piano un progetto di città pubblica ci sia, poi ovviamente va secondo me articolato in tutti i suoi aspetti, no? Oggi necessariamente credo che queste fossero le suggestioni fondamentali, le linee fondamentali dello sviluppo di un progetto di questo tipo. La componente della sicurezza ambientale secondo me va ulteriormente rafforzata rispetto alle cose che ho sentito, cioè sia chiaro, le considero suggestioni, no? Più che non lo sviluppo integrale di un progetto, ma insomma sulla base di un progetto pubblico forte ci sono le condizioni per poter aprire una fase di decisione rispetto alla quale ogni disegno urbanistico a prioristico sarebbe del tutto irragionevole, perché quella città, perché per fare quelle piazze, e io sono d'accordo che si debba intervenire così, bisogna andare a chiamare quei signori e dire ma guarda, abbiamo questo bel progetto che significa che la tua casa va giù, no? Che lo spazio in sedime del tuo patrimonio deve fare spazio a un progetto pubblico. E allora il problema è capire a quali condizioni, che termini noi riusciamo a trovare questo accordo, perché i soldi per espropriare quegli edifici, quei fabbricati non ce li abbiamo semplicemente, no? Allora la questione diventa quella di un modo di operare, di progettare la trasformazione urbana diversa da quella del passato, diversa da quella del passato. Quindi io da questo punto di vista, scusate se l'ho fatto un po' lunga, ma insomma l'approccio che vogliamo portare avanti è sostanzialmente questo. Credo che ci sia una buona e larga assonanza rispetto alle cose che sono state dette qui. Io ovviamente vi auguro un buon lavoro e un sicuro successo. Grazie. Penso che è molto chiaro che questo non è un progetto autoritario con immensi fondi pubblici che vanno a battere le case delle persone per costruire i viali trionfali alla gloria di un regime. E si vede che questa crescita interna o ammigliorazione interna è solamente possibile con sviluppi su terreni pubblici che saranno privatizzati e sostituiranno con una qualità superiore gli edifici demoliti. Se no non c'è possibilità. Dunque che una casa che è lì e che deve dar via a un grande viale, non sarà una, si sa che non siamo un sistema che può espropriare per migliorare la città, si espropria per tante cose, per la difesa, per le autostrade, per non so che cosa, ma non per migliorare una città. Dunque si deve congiunto con l'industria, si deve privatizzare certi terreni che adesso sono pubblici, che in qualche parte sono anche giardini pubblici, e divenire città. Invece lì dove ci sono qualche proprietà che deve veramente cedere un viale pubblico, che diviene un spazio pubblico. E questo non si fa per espropriazione, ma per sostituzione di un prodotto di più
più alta qualità, se no non funzionava, se dovesse dover anche la gente. Ci sono esempi per questo, perché dappertutto è necessario di migliorare le città, ma non si pensa a questi concetti. È molto importante di pensare a lungo termine che certi, che gli spazi verdi adesso che rimangono in città non sono sacri. Erano natura, poi erano agricoltura, poi adesso sono giardini pubblici e domani forse una parte di questo saranno giardini e case private. E dunque si deve, quando c'è un errore tan grave, tan colossale, un errore fondo su questo piano, un piano di questo genere per un comune come questo, si avrebbe dovuto iniziare in 63 quando si è iniziato il piano regolatore. Il piano regolatore faceva il contrario. Tutti i piani regolatori di questo paese sono piani di espansione urbana, piani di espansione non urbana ma suburbana. Anche città che hanno perso delle popolazioni come, non so, Philadelphia in Calabria per esempio, si sono triplicate la superficie suburbana, allora che la popolazione si è forse è la media, la metà di quello che era. Dunque era un processo di una legge, un strumento che era in un certo modo stupido, totalitario, seduce i piccoli interessi, i piccoli borghesi più penosi, per distruggere le città. E questo si deve vedere, che penso anche che come rappresentanti o come cittadini, lo so che è quasi impossibile disegnare la città come cittadini, perché ciascuno pensa alla sua casa, al suo giardino, al suo cancello, ai suoi bambini e non interessa la comunità. Ma si deve cambiare questo, perché è molto facile per uno intelligente che ama la sua città di pensare non come proprietario di suo piccolo giardino, ma di pensare come cittadino. E poi di vedere quando si inizia una trasformazione qualitativa che approfitterà di questa trasformazione e che sua qualità di proprietà sarà superiore in questo nuovo quartiere. Adesso l'idea di avere una sostituzione, il nuovo quartiere è un orrore, perché in genere i nuovi quartieri non hanno la qualità dei centri storici, al contrario sono peggio anche delle periferie degli anni 50 e 60. E si deve iniziare, ci sono modelli dove, molti modelli, nuove costruzioni, nuovi quartieri, anche in Italia Piacarlo ha fatto un sviluppo di un golf a Reggio Emilia, magnifico, tutto nuovo, e la gente pensa, un centro storico che non conoscevo, ma con le case, con il garage, con tutto il comfort moderno, con la vista, con il sole, con i giardini, tutto nuovo, moderno, ma in carattere di una scala tradizionale. Questo è più difficile di iniziare quasi tutti gli edifici nuovi in questi assi di 30 km di cui a Rimini, sono terribili. Tutti questi nuovi sviluppi sono, eccetto, è difficile da dire, ma che Porto Verde è l'unico sviluppo, grande sviluppo decente in questa regione. Non è un granché, ma almeno è decente. È bianco e non è kitsch, no, che ha un luogo, ha i suoi problemi, ma paragonato ai torri indecenti, come uno può abitare lì solo? Ho visto il 3 dicembre una luce in questa torre al 30° piano, una persona che abita solo in una torre così, deve essere, si fa un film di orrore. Dunque non siamo, sappiamo molto, 50 anni di esperienza nell'edilizia e pianificazione, non abbiamo fondi pubblici per sviluppare, tutto deve essere pagato dal privato, lo sappiamo, ma ci sono tecniche che sono, si deve avere gli esperti per fare questo, e noi siamo gli esperti. Thank you.
qualche domanda, commento? Da parte dei cittadini, cioè come si fanno attualmente con i piani urbanistici, cioè volevo sapere, questo qui è una questione, diciamo, grave. Poi volevo parlare della stradina dietro i grandi alberghi, quella in legno. Quella stradina lì, io mi ricordo nelle riunioni che facevamo circa 20 anni fa, prima di costruire, non si sapeva come fare. Perché? Perché lì abbiamo gli alberghi migliori di Cattolica e quindi noi vogliamo salvaguardarli, cioè come turisticamente, perché se lì dietro cominciamo a fare una strada larga come prevede l'architetto, lì diventa un disastro, di notte non si dorme più. Era questo, io vi dico questo perché ne abbiamo parlato diverse volte all'interno dell'amministrazione comunale. Dopo, magari se voi presentate questo master plan, noi anche come associazione di geometri, ingegneri e architetti avremmo piacere di fare delle osservazioni scritte. Adesso qui è un po' difficile. Okay? No, perdona, ma lei ha mal capito. Grazie. Il momento, no? Troviamo così. Questo non è una strada per auto. No, sono 7 metri. Io ho misurato tutti i grandi le passeggiate in Liguria o in Francia, e 7 metri è la misura buona. Dove è il problema? Dunque, volevo rispondere, perché non voglio entrare nella dinamica di... non vorrei gentilmente entrare nella dinamica di discutere un centimetro alla volta. Rispondo però volentieri alla prima domanda. La prima domanda, come intendiamo fare col master plan? Beh, intanto ci confronteremo prima di tutto in giunta, perché si fa così, nel senso che siamo stati votati e ci confronteremo in giunta. In secondo luogo, l'idea sarebbe quella di presentare quartiere per quartiere il master plan almeno un'altra volta, perché ci sono delle cose, quando uno fa una cena e mangia molto bene, ha bisogno anche di digerire, poi può ricordare anche i dettagli e apprezzare anche delle cose che di primo acchito forse non è stato in grado di apprezzare. In seconda battuta, credo certamente sarebbe mio desiderio quello di portare il master plan non solo in consiglio comunale ad approvarlo, ma fare un passaggio anche alla soprintendenza, alla regione, in maniera che la validità del metodo che si sta utilizzando, mi pare che anche l'architetto Gabriele, abbiamo fatto un agguato oggi, ma non volevamo essere... però la ringraziamo per i commenti che ci ha dato. Vorremmo proseguire questo piano cercando di condividere tutti quei punti che possono essere condivisi. Quando parliamo di spazi pubblici, anche solo il cambio della pavimentazione urbana fatto in un certo modo con
comporta che si migliori lo spazio urbano e quindi la socialità di quello spazio. E poi ci saranno altri esempi. Potremmo fare molto rapidamente, senza andare a ingarbugliarci all'interno degli strumenti urbanistici attualmente presenti, PSC, RUE e POC, che hanno necessità di percorsi lunghi per l'approvazione, andare verso la definizione di un piano di decoro per la qualità urbana, che in parte con questo lavoro è stato già compiuto, nel senso che credo che tutti voi possiate osservare, ad esempio nella foto del giardino di Amicis, l'eccessiva quantità di lampioni o l'eccessiva quantità di cose presenti. Però è intenzione nostra, ma poi chiedo conforto anche al sindaco, che è il sindaco e che quindi ha anche il suo peso nelle parole, di condividere il più possibile e poi di cercare di portare avanti tutti quei progetti di quelle 6-7 zone che sono state individuate, che hanno la condivisione della popolazione e che hanno maggiore possibilità di successo. È preferibile intervenire sul lungomare e farne 50 metri alla volta ma concluderlo in un anno, piuttosto che pensare a un lungomare di 2,5 km come a Cattolica e andare avanti 10 anni per completarlo, perché in questa maniera si può dimostrare intanto qual è il risultato che si ottiene e in secondo luogo c'è anche la possibilità di intervenire con delle risorse minori. Spero di aver dato una risposta sufficientemente chiara. Qualche altra domanda, osservazione? Non abbiate cuore, tanto so che poi verrete da noi con un po' più di energia a raccontarci cosa pensate di questo, quindi possiamo farlo anche. Prego, grazie. Sul tratto di lungomare della prima superiore, innalzando il lungomare di un metro e mezzo, come diceva, pensa che si riesce a riconquistare il fronte visivo della città sul mare? E se sì, questo intervento può portare le strutture che adesso ci sono, come hotel, e bar, ristoranti, a venire parzialmente interrate dopo quest'opera? Come, questa domanda. Penso sì che il livello della passeggiata è completamente differente se si mette un mezzo metro sotto terra, sotto il livello della sabbia, viene una cosa veramente chiusa. Invece un metro meglio, e si è sopra tutto, si vede sopra i tetti, si vede la spiaggia e il livello dove sono la prima parte dei ristoranti degli alberghi. Dunque sarebbe quasi al livello dei ristoranti e penso che con questa differenza minima di livello si crea un massimo effetto. Si vede già nella passeggiata Spinelli, nella via Spinelli, che è un po' sopra la spiaggia, che si è già sopra la qualità delle piante, non è bella, ma si sente quello che si può fare più avanti.
minimo progetto, ma con massimo albergo, soprattutto se si pianta 100 metri di palme grandi, un bel investimento, cambia totalmente la città. Sono altre domande? Commento? Tanto magari mi sembrava la voce di Bertino che chiedeva degli accessi. Che intanto domenica siete tutti invitati, inauguriamo il Parco del Conca. Secondo me quel ponte è diventato una bella terrazza sul mare, sul fiume, e credo che quell'ingresso intanto lì sia notevolmente migliorato. Ritengo che c'è molto da fare in quello che c'è subito dopo, nel senso che in particolare sulla destra usiamo questi campi che ci sono, che sono stati recintati e diventano una distesa di lamiera d'estate, perché vengono parcheggiate tutte le macchine, insomma, dei turisti che vanno negli alberghi della zona, via Carducci, via Dante e via del Prete. Io lo dico molto umilmente perché non sono un urbanista e non sono un architetto, però magari lì avere una struttura che moltiplica nei piani, due o tre piani, non c'è bisogno di fare chissà cosa, replica la superficie di una di queste strutture, gli altri potrebbero diventare qualcos'altro, sicuramente abbellire la città. E per quello che riguarda via Salvatore Allende, adesso al di là della critica del nome, è comunque un bel viale alberato, dove sono state fatte delle scelte, guarda caso anche lì sono state messe delle fontane, è stata un po' una scelta delle amministrazioni, però ritengo che con una scelta nemmeno troppo impattante, sicuramente avere più soldi da mettere sui marciapiedi, sulle cose, aiuta, però non è un brutto ingresso. Quello da Gabice invece sicuramente un pochino soffre. Adesso stiamo valutando anche con alcuni assessorati alla regione il fatto di un recupero sul vecchio ponte della vecchia via Flaminia, che c'è ancora rimasto qualcosa, adesso è infestato dalle erbacce, dalla vegetazione. Ecco, lì un bel piano di recupero sicuramente potrebbe essere un intervento bivalente che rigenera, intanto dà un paesaggio, dà una vista, perché dalla strada la si vedrebbe, e recuperare un pochino anche il ponte con dei parapetti dal punto di vista architettonico migliori, più carini, sicuramente servirebbe senz'altro. E io credo che sicuramente per gli alberghi, anche per rispondere al dottor Geometra Borghini sul fatto della larghezza del lungomare di Ponente, che sicuramente per gli alberghi è importante avere zone anche di tranquillità dove i loro turisti possono dormire. È anche vero che si fanno passi da gigante nell'architettura, quindi esistono disponibili vetri e ormai tutte le nostre strutture hanno comunque aria condizionata, quindi è possibile, nemmeno andando a cercare gli scienziati che sono andati sulla Luna a rimediare a queste cose. Io credo che un altro problema oggi, che comunque gli albergatori, e ringrazio anche il nuovo presidente degli albergatori che è presente oggi con quasi tutto il CDA, Massimo Cavalieri, gli faccio le congratulazioni pubblicamente, e quando parlo con loro il problema degli alberghi è di allungare anche la stagione. Ora, secondo me tutta la zona di via Carducci, se ha un boulevard che magari è più vivibile, più bello anche diciamo non nella stagione prettamente estiva, ma già ancora nell'autunno e anche nella primavera, dovrebbe giovarsi
di questa situazione. Quindi sinceramente a me è piaciuta, una di quelle situazioni che mi è piaciuta. E poi volevo dire ancora due parole su quello che diceva, sempre con massimo rispetto, io ho fatto un dance, quindi figurarsi. Insomma, da come mi ha spiegato anche Costa, che ancora non era dirigente al Comune di Cattolica, ma già da funzionario dell'Unione dei Comuni del Limolese, ciò che ha frequentato molto quando parlavate della legge urbanistica nuova, insomma, a me mi sembra che ci siano dei punti di contatto dove comunque, come dice lei, magari non sono loro che vi vengono a cercare, ma siete voi che li dovete andare a cercare, però è un po' anche nello spirito della nuova legge urbanistica, che appunto fa i conti con la carenza di fondi da parte delle amministrazioni, e cercare di mettersi in gioco insieme. Comunque nell'ultima tavola, che permettetemi, molto suggestiva per me, che sono nato, ho abitato e vivo tuttora in Via Rossini, quindi proprio a due passi dalla piazza Primo Maggio, no? Vederla così è sicuramente suggestivo. Su quella fontana ci andavo già da bambino, a Cavalcioni, quasi tutti i giorni, a Cavalcioni delle Tartarughe, e ho visto anche la trasformazione di questi 50 anni di quella piazza, e anche a me non tutte mi sono piaciute. E se la può rimettere quell'ultima tavola, architetto, e anche per capirci, no? Perché poi mi sembra che ecco, praticamente la piazzetta sul mare, no? Che più volte abbiamo detto, per una città turistica è anche una bella cosa, è una cosa, qualcosa che caratterizza una città turistica, che sicuramente la rende particolare, la rende bella. E quello lì verrebbe dove c'è adesso la struttura in ferro e vetro, praticamente. Questa torretta, che comunque ho potuto vedere nei giorni della settimana in cui l'architetto è stato qua a Cattolica, si divorava con gli occhi questi libri delle vecchie foto di Cattolica, no? E molte di queste villette riportavano questo motivo della torretta, che forse qui, chissà, può andare a contenere delle suite. Mi sembra che il Cursal comunque si appropri di tutto il suo spazio, quindi il famoso limite dell'8, e che acquisti anche un numero di camere che oggi per un albergo pagare, no? Deve comunque avere una certa economicità, diventa importante avere un certo numero di camere. Immagino che quello là possa essere un bel ristorante tipo di pesce sul mare, quindi qualcosa, non so, magari andiamo a chiamare Cracco per proporglielo. Mi sembra che questo dovrebbe essere il Fulgida, no? Non ci sono più le fontane danzanti, e c'è una parte che arriva quasi sul suolo pubblico, in questo caso, che è il colonnato che fa la facciata dell'albergo, e poi c'è l'ingresso, e probabilmente adesso non so come può essere lo sviluppo all'interno, ma sicuramente, ecco, sono due strutture dove un investimento importante comunque porterebbe anche un'economicità importante. Adesso a grandi linee credo che il Cursal non abbia nemmeno un proprietario, credo che sia in mano una curatela fallimentare, però magari è un progetto che chissà, una catena alberghiera, una persona particolarmente facoltosa potrebbe anche sposare, e arrivare a dire che ha una sua fattibilità, come mi sembra non troppo oneroso, e secondo me anche premiante l'immagine che ho visto del lungomare di Ponente, dove gli alberghi avanzavano verso la spiaggia anche con dei vani, quindi immagino che lì si vanno a aumentare, per quello che riguarda il piano terra, spazi di uso comune, sopra ovviamente le camere, e addirittura con delle balconate, dove si cercava di vendere un po' l'immagine, assessore Sgrida, mi sbaglio a dire, ma questo fatto del colonnato anche potrebbe diventare anche un motivo, un abaco, no? Un ritorno che va a caratterizzare
pochino la nostra città e che dà una linearità, anche è una logica, no? Di svolgimento del nostro fronte, e sinceramente una cosa vista così, su quella passeggiata diventa un paesaggio inimitabile, quello del mare, ma diventa un bel paesaggio anche magari guardando verso l'interno, cosa che magari adesso non sempre succede. Volevo domandare una cosa: ho visto la realizzazione di 2000 parcheggi, 2000 posti auto a monte della ferrovia, ma per fare questi parcheggi ho visto che bisogna demolire tante case, qualche casa, adesso va bene, vedete quante? Bene, se sorride ci fa piacere. Queste case, perciò 30-40 case di privati verranno demolite, queste case, se ho capito bene, verranno ricostruite zone che adesso sono dei parchi pubblici, tipo, faccio per esempio il Parco della Pace, perciò avremo meno verde pubblico a Cattolica, cambiando 2-3 mila posti auto. No, la domanda era, sì, un boulevard urbano a monte della ferrovia, era solo una domanda per capire. Grazie. Grazie. Dunque, il verde urbano che viene tolto, il verde urbano che nell'arco dei 30 anni, se saremo bravi a creare le condizioni per arrivare ad avere un gran boulevard con i parcheggi, che viene tolto, sicuramente non viene pagato dai privati ai quali non vengono demolite le case, ai quali vengono date delle case di migliore qualità, perché saranno antisismiche, avranno un contenimento energetico e forse non avranno neanche bisogno dei condizionatori, perché se la casa è costruita bene non c'è neanche la necessità di avere i condizionatori. Se usiamo le altane come si facevano una volta col camino del vento, risparmiamo anche i condizionatori. Ci sono delle tecniche e ci sono delle metodologie per intervenire facendo sì che le case che vengono tolte vengano ridate nella stessa area, quindi nello stesso quartiere. Alcune di queste certamente, se andiamo a vederle, non hanno neanche quella grande qualità architettonica, forse alcune sono chiuse, ma non è questo l'argomento. L'argomento è partire da un punto della città, Piazza Primo Maggio o Giardini De Amicis, che si può fare immediatamente lavorando sulla pavimentazione e sul decoro urbano, e poi i privati, che io ricevo come assessore all'urbanistica, ma riceve anche il sindaco, che mi chiedono gli albergatori: abbiamo le stanze piccole, dobbiamo avere le stanze più grandi e costruiamo in altezza. Questa è una tecnica per dare maggior volume senza alzare ulteriormente l'altezza e dando la possibilità di ottenere un boulevard sicuro anche sul lungomare, perché attualmente la passeggiata infossata, Parco della Pace, ti ho risposto. Allora, ci sono diversi modi di intervenire, per cui se fai delle case migliori poi alla fine spendi meno nella gestione e pian piano puoi recuperare questo maggiore lavoro. Poi devo dire che qualsiasi intervento di miglioria all'interno della città potrebbe avere una diversa quantità di oneri, che comunque fa parte dei progetti che vengono distribuiti sulla città per fare gli interventi pubblici. Attualmente il poco spazio che c'è e la richiesta di parcheggi che viene fatta per ogni ampliamento, che spesso viene monetizzata, la monetizzazione di quei parcheggi potrebbe pagare questo gran boulevard. La regione non ha molti soldi, ma non è che non ha soldi del tutto, nel senso che se noi saremo capaci, e quando dico noi intendo noi tutti, non noi e basta, saremo capaci di
riuscire ad ottenere alcuni dei contributi o dei finanziamenti che l'Europa dà per ora. È possibile comunque fare degli interventi. In Francia tra il 2002 e il 2012 sono stati spesi 60 miliardi di euro, sono stati, e non è la nostra intenzione, sono stati demoliti interi quartieri, sono stati ricostruiti. Un esempio è Plessis-Robinson, che era una banlieue parigina che è stata completamente demolita e ricostruita in 25 anni, ma parliamo di 30.000 persone, un intervento da 30.000 persone. Ci sono delle tecniche. È chiaro che se si parla con delle persone esperte e ci sono dei progetti con dei criteri precisi e si usano delle proporzioni adeguate, è possibile fare qualsiasi intervento, un passo alla volta. La politica dei piccoli passi, questo prima si diceva, con un buon esempio, l'altro, il vicino, cerca di dare una, anche lui di migliorare, e comunque si è già in due, poi in tre. Il lungomare Rasi Spinelli e il lungomare di Ponente in realtà, possono essere sistemati sia con dei fondi pubblici sia grazie all'intervento del miglioramento dei privati, nel senso che non dimentichiamo che Cattolica ha comunque un patrimonio edilizio che in molte situazioni presenta una certa vulnerabilità, e quindi nel momento in cui si interviene magari si può dare un aspetto migliore se esiste un lessico che attualmente non c'è. Per il Parco della Pace, il Parco della Pace è stato frutto già di lunghissime discussioni. Il Parco della Pace resterà, nel senso che anche se si faranno delle case, questo parco resta permeabile. Nella prima parte del Parco della Pace c'è un grande utilizzo, la seconda parte è un po' meno sicura, anche dal punto di vista della fruibilità urbana. È vero che è stato proposto, insieme a questo completamento urbano, un asse che va dalla ferrovia fino al BGS, agli impianti sportivi, completamente verde, con una caratteristica che è più sicuro perché è più stretto ed è molto lungo. Il master plan prevede, si chiama piano delle linee guida, proprio perché le linee guida vanno prima condivise, si svolge in tre fasi. La prima fase è stata fatta, quella del sopralluogo, la seconda con questa serata si conclude e si apre la terza fase, quella più difficile, creare le condizioni. Noi siamo riusciti ad indicare una strada da percorrere, cosa che non esisteva nei piani precedenti. Si tratta di scegliere insieme quelle cose che possono essere realizzate immediatamente e quelle che invece hanno bisogno di più tempo. Aspettate ancora un momento. Buonasera a tutti, sono la segretaria generale del Comune. Sono una giurista, non sono un architetto, non sono un urbanista. Quello che mi ha appassionato di questa discussione è stata la ricerca di livello, se una città è più bella, ha piazze più spaziose, ha spazi pubblici migliori, pensavo dire questo, avremo cittadini migliori. Avere spazi pubblici vuol dire avere spazi di incontro per i più piccoli, per gli adulti, per gli anziani, cittadini più sereni. Ragazzi che cresceranno saranno cittadini più attivi, saranno cittadini più partecipi. Ecco, questo mi interessa molto. L'idea della piazza d'altronde è un'idea centrale nello sviluppo della nostra nazione, l'Italia, che è partita dai comuni e che ha visto nelle grandi piazze dei nostri comuni un passo fondamentale della nostra storia. Quindi anch'io sono felice questa sera di essere parte minuscola ovviamente di questo percorso. Grazie, buon lavoro. Bene.
Io vorrei chiedere, me lo sono scritto, sono aperto, la ragione per cui è una sorta di determinismo, diciamo, estetico e certi commenti che sono stati fatti, tra cui appunto alcuni che non sto a indicare, e qual è l'idea per cui un, diciamo, certe regole estetiche imposte alla città che vengono prese da esempi storici e potrebbero portare a, a un'idea di un involvement cittadino nell'idea di polis, e perché non invece abbracciare delle logiche di profitto e di speculazione che nei commenti di fatto sono emerse. Quindi la mia domanda è se sia invece non più giusto una logica di una città generica, come qualcuno ha sostenuto, e sì, mi chiedo quanto in realtà appunto degli abitanti di una città come alcune Pambri, per esempio, mi viene in mente, non vadano in realtà essi stessi a fare spesa in una Milton Keynes o in un centro commerciale. Scelte di scambio, quasi gli ultimi 100 anni sono una guerra aperta, vinto dalla grande scala economica, finanziaria, e la politica che segue come schiavi, dipendente di questo amore della grande scala, socialisti, capitalisti, non importa, è la grande scala che è la storia d'amore tra la politica e il potere. Interessante che oggi certi rappresentanti di questa grande scala, o attori di questa immensa scala, grandi proprietari come il principe di Gales, è attivo a ricostruire la scala umana, non solo per ragioni sentimentali ma anche economiche, perché la vincita della grande scala sulla piccola città è un processo necrofilo, perché la grande scala vince con danni collaterali e centrali terribili. Se lei conosce cosa è arrivato nelle città americane, praticamente brutalmente, che in Europa, e che la società americana dell'800-900 ha costruito in genere delle città europee in America, che funzionava su grandi diversità di scala economica, finanziaria e così via, proprio religiosa, non so, di interesse. La guerra, le due grandi guerre mondiali sono state una presa di potere dall'immensa scala che sovrana su tutte le comunità, su tutte le religioni, su tutti gli interessi umani, e che si allarga e finalmente collassa, perché città come New Haven o Boston sono stati esperimenti di questa grande scala, e adesso sono quasi città morte, orribili, invivibili, con belle università, ma la città stessa è una specie di campo di battaglia persa dalla scala umana, familiare, scala che piace a tutti, che ancora in Italia miracolosamente sopravvive nei centri storici. E poi, come l'ha spiegato molto bene dirigente, che l'Italia ha scelto la proprietà familiare, ma solo per la proprietà domestica, non per la proprietà economica. Per esempio, in Inghilterra c'era questo enorme programma nazionale di social housing, che io ho studiato in profondità, fatto delle marce forzate con i miei studenti attraverso questo orrore. E qui in Italia, nei grandi trattati di
benevolo, dicevano che il potere politico inglese è il modello per noi che ha la pubblica amministrazione ha adottato i principi della modernità e così. Bullshit. Non hanno visto questi, queste cose che adesso si distruggono, si dinamitano. Io ho lavorato con il mio maestro Sterling su una città di 2500 case, un centro urbano, demolito dopo 10 anni di uso. 10 anni di uso, allora che per pagare il prestito che la città nuova di Rankin faceva alla City, dura fino al 2025. Dunque si paga dal 1985, si paga per una città sparita. E questo adesso, noi siamo una generazione che ha osservato questo processo di autodistruzione della società e siamo contro. Ci sono altri che, come Foster e Rogers, tutti i grandi architetti star, che sono schiavi di queste grandi operazioni immobiliari fiscali, che sono indegni. Come i grattacieli a Milano, sono un orrore, sono un disastro e nessuno ne critica, le grandi riviste di architettura non parlano, magnifico il futuro, sono edifici totalmente senza futuro, perché dipendono al 100% dall'utilizzo di fossili, energie fossili a basso prezzo. Una volta, tra poco, che queste energie divengono non tanto caro, ma tanto insicuri. Questi edifici sono abbandonati. Esiste già un bel modello in Venezuela dove i grattacieli adesso sono diventati luoghi di squatters. Ha visto questo? 40 piani? Sì. Dunque è molto importante perché noi abbiamo come architetti, come pianificatori, abbiamo la scelta o di lavorare per queste sistemi che sono veramente necrofili, senza futuro, o di ricreare una società europea vivibile. Però non ritiene che ci sia comunque una qualità in certe architetture che comunque si servono di un sistema, diciamo, economico? Cioè io mi riferivo a Rencolas e non definirei lo Shard di Londra un edificio obbrobrioso personalmente, e mi chiedo se posso a livello personale. E cosa l'ha portata, se guardo alla sua carriera, alla mostra del razionalismo, alla AIA di Londra dove io studio, a divenire poi appunto a creare un movimento chiamato nuovo urbanismo, cioè se c'è stata un'epifania, un momento preciso che... No, esatto. Non penso di avere tutte le volte... Perché noi offriamo, è un mercato dove si offre... Però lei è stata comunque un'innovatrice, non è una, non direi che è la sua un'architettura necrofila, cioè definirei il Maxi, anche se un edificio ok votato a certe questioni di carattere comunque economico, ma di fatto funziona pienamente nel quartiere e ha rivalutato il Maxi a Roma. Però direi che funziona e ha rivalutato un'intera area e non direi che è un pessimo edificio. Penso che un edificio totalmente inutile, Roma funziona molto bene senza questo edificio, invece questo edificio senza Roma non vale niente. Sono delle operazioni di propaganda con cui un'amministrazione che non ha fatto nulla per 40 anni per la cultura, adesso divengono eroi della cultura, della moda, dell'avanguardia. L'avanguardia adesso è al potere, con un cinismo non mai visto, perché non ci credono. Ancora sei un cinico, assolutamente non si può credere quello che scrive, un cinismo assoluto, e non capisco come mai tanti giovani possono essere seduti. Io lo trovo eroico personalmente, non c'è un'idea che sopravviverà alla prossima crisi. È molto interessante, però che io sono ha fatto l'edificio centrale della propaganda cinese comunista.
esula dal tema di questa sera. Perché sì, è un'idiozia. Si chiama il pantalone, ok? È strutturalmente stupido. C'è tanto acciaio in questo per fare questo sbalzo che non ha senso, è quasi inutilizzato. E anche una piccola osservazione, un consiglio che posso darti è questo: prova a guardare come sono le case dove abitano gli architetti che tu hai citato come esempi di qualità. Renzo Piano ha costruito il Beaubourg a Parigi, ma ha scelto di vivere a Place de Vosges, la vecchia piazza reale. Nella stessa piazza vive Massimiliano Fuxas. Basta andare a guardare dove vive Norman Foster, che ha costruito il suo postone a Londra e che poi abita in un castelletto settecentesco in Svizzera. Quando un mio amico, che se ne intende di queste cose, dice che questi signori sanno da che parte è imburrato il pane.